Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Erano circa le 10:30 di questa mattina quando è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casal di Principe. La tomba di Don Peppe Diana, vittima innocente della mafia, è stata la prima tappa di questa sua visita nella giornata dedicata proprio alla memoria e all'impegno. Allora noi andiamo in diretta, a Casal di Principe da Francesca Ghidini che ha seguito questi momenti per noi. Francesca, a te. Buon pomeriggio, il presidente Mattarella ha lasciato Casal di Principe mezz'ora fa, ha pranzato nel ristorante della cooperativa sociale nel bene confiscato che vedete alle mie spalle, tutti i prodotti delle terre sottratte ai clan. Una mattinata intensa per lui, prima tappa il cimitero di Casal di Principe dove ha incontrato i familiari di Don Peppe Diana. Riviviamo quei momenti nel servizio di Geo Nocchetti. Ed eccolo il corteo presidenziale qui al cimitero di Casal di Principe, prima tappa del presidente Mattarella, arriva addirittura con 2 minuti in anticipo. Incontrerà i familiari di alcune vittime innocenti della camorra. Ad attenderlo il prefetto di Caserta e il sindaco di Casal di Principe, Giuseppe Castaldo e Renato Natale. Rapida stretta di mano, Mattarella viene accompagnato sulla tomba di Don Peppe Diana, dove si tratterrà appunto qualche minuto, non solo con i fratelli di Don Peppe Diana, ma anche con altri parenti di vittime innocenti dei casalesi. Ecco, sta uscendo di nuovo il Presidente, una visita durata 5 minuti, 5 minuti durante i quali non è stato più il Presidente Mattarella, ma Sergio Mattarella, colui che il 6 gennaio 80 stringeva tra le braccia il cadavere crivellato di colpi del fratello Piersanti. Quindi chi più di lui ha potuto e può capire il dolore e lo strazio di perdere un congiunto per mano della camorra o della mafia? Ha detto coraggio, forza. È stata una grande emozione. Non riesco a trattenere le lacrime e la commozione per questa visita così grande. Mi sono emozionata tanto. Nella palestra dell'Istituto Carli il presidente Mattarella ha parlato ai ragazzi, agli studenti. Siete la generazione della speranza, ha detto. Ascoltiamo Mattarella. Voi dovete essere fieri di essere nati in questa terra che ha saputo compiere questa vera grande rinascita. Dovete avvertire. Dovete avvertire l'orgoglio di essere concittadini di Don Diana. Dovete rifiutare fin dai banchi di scuola la sopraffazione, la violenza, la prepotenza, il bullismo, che sono un brodo di coltura della mentalità mafiosa. Ricordate sempre, ragazze e ragazzi, se posso chiedervelo, che siete la generazione della speranza, quella a cui Don Diana ha passato idealmente il testimone della legalità. Non dobbiamo smettere di vigilare. La criminalità organizzata è capace di vivere nascosta, pronta a rialzare la testa al minimo sintomo di cedimento. La Repubblica vi è vicina, ragazzi. Tutte le amministrazioni pubbliche devono far sentire con efficacia la loro presenza accanto ai cittadini, insieme a tutte le espressioni della società civile. La politica sia autorevole nel fornire risposte alle emergenze e ai problemi socio-economici dei territori. L'amministrazione sia efficiente, trasparente, rapida nelle decisioni. Bandiere italiane lungo le strade di Casal di Principe, grande passione ed emozione soprattutto tra studenti e docenti. Li ha incontrati per noi, Anna Teresa Damiano. Vediamo. L'inno nazionale lo hanno cantato altre volte i ragazzi del coro dell'Istituto Tecnico Guido Carli di Casal di Principe, ma il grazie del Presidente Mattarella è per loro il regalo più grande.
Nella palestra un territorio si racconta, gli insegnanti, i ragazzi di ieri che Don Peppino Diana lo hanno conosciuto e vissuto, gli studenti come Maria che parla dei pregiudizi su una comunità e del lavoro di ogni giorno per il cambiamento, o Gabriele che dice l'Erasmus ci ha proiettato verso il mondo ma vogliamo poter restare e continuare qui. Per far rinascere un popolo ci deve essere la conferma che l'istituzione ti aiuti e sia lì a guardarti, sa che sa della tua esistenza, diciamo. Lo Stato si deve vedere. Sì. Tutte le forze del territorio, le agenzie del territorio, il mondo del volontariato sono tutti molto attenti e insieme, dandoci una mano tutti quanti insieme, cerchiamo di recuperare i ragazzi e di toglierli dalla strada. Quindi lavoriamo molto, non solo nel contesto scolastico, ma anche nell'extrascolastico, dando loro delle opportunità. Volti e nomi delle vittime innocenti di Camorra del Casertano, con i familiari a testimoniare il dolore e il riscatto. Nel ricordare suo padre Antonio, Teresa Di Bona traccia in fondo il ritratto di tutti. Un uomo pieno di valori, dedico alla famiglia e che amava la propria terra. È stata presentata la nostra realtà come un esempio all'intera Italia e questo ci riempie di orgoglio, ovviamente ci riempie anche di responsabilità. Il presidente Mattarella ha visitato anche la chiesa di San Nicola, la parrocchia di Don Peppe Diana. Lì c'è per noi in diretta Enzo Perone. A te, Enzo. Sì, eccomi Francesca. È entrato il capo dello Stato nella chiesa di San Nicola di Bari. La vedete insieme a me. E poi nella sagrestia dove prima di celebrare la messa 29 anni fa Don Peppe Diana fu ucciso dai killer della Camorra che volevano zittirlo perché lui alzava la sua voce contro la Camorra. E con il vescovo Angelo Spinillo e il parroco Don Franco Picone, Mattarella è stato in raccoglimento, un pastore coraggioso, un figlio di questa terra, un eroe di questi tempi. Le mafie temono i cittadini, vogliono persone asservite. Sentiamo in questa intervista il presidente della Regione De Luca, poi torniamo qui in diretta. Non tacendo, Don Diana e il suo sacrificio sono arrivati fin qui, a questo riscatto di questa terra. Il modo migliore per rispettare la memoria di quest'uomo coraggioso che ci ha insegnato che nella vita bisogna essere uomini liberi. La cosa che mi colpisce è che i più grandi combattenti contro la delinquenza organizzata, Camorra, mafia, sono uomini del sud. Questo ci onora e ci vincola moralmente a proseguire la battaglia contro Camorra, mafia e delinquenza organizzata. Tanta la commozione quando Mattarella era qui a fianco alla scuola dell'infanzia con tanti bambini che dopo le lezioni stavano giocando. La Camorra si sconfigge con la legalità, la trasparenza, la cultura. Confido, ha detto Mattarella ai sacerdoti, nella forza di questo popolo di sapersi riscattare. E il già procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao fu il primo magistrato ad arrivare in questa chiesa dopo l'omicidio di Don Peppe Diana. Sentiamolo in questa intervista, poi la linea può tornare allo studio. In nome del mio popolo non tacerò, fu la lettera di Don Peppe Diana il movente all'origine del suo assassinio. Lei fu il primo ad arrivare nella chiesa di San Nicola. Beh, il 19 marzo del 1994 vi era soltanto il sacerdote steso per terra in chiesa e nessun altro, soltanto gli appartenenti alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. Sembrava che veramente il popolo fosse fuggito. Gli stessi edifici avevano le imposte chiuse, serrate. Avrei immaginato che ci fossero migliaia di persone in quella piazza, tutti a urlare, a reclamare legalità, e invece nel silenzio più assoluto. Solo qualche giorno dopo ci fu questo grandissimo corteo. Al di là di quelle che sono state le operazioni che abbiamo portato avanti di arresti per centinaia e centinaia di camorristi del clan dei Casalesi, manovali del crimine, imprenditori, politici, appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, di tutto. Però fu il popolo a risollevarsi in quella chiesa, la chiesa di San Nicola, dove prima non si pronunciava nemmeno
il clan dei Casalesi. Grazie a questo sacrificio di un sacerdote che aveva nelle sue omelie parlato sempre contro il clan dei Casalesi e rimproverava coloro che erano vicini al clan e li indicava un uomo straordinario, quel sacerdote, che con la sua morte ha dato inizio ad un percorso di rinascita, una vera e propria rivoluzione sociale, civile, politica e anche culturale. Grazie Enzo Perone, a tutti i nostri inviati a Casal di Principe. Noi torniamo a Napoli.